Ho partecipato con molta attenzione a questa esposizione dai contenuti calorosi di questo libro. Perché calorosi? Perché vanno a toccare quello che è la purezza degli intenti dei giovani di poter conquistare un proprio io, una propria strada, avere un percorso formativo e soprattutto trovare il proprio domani. Voi con questo libro avete toccato, secondo me, la punta di un iceberg, di un sistema che non è, diciamo, corrotto, è di più, è una tessitura, una ragnatela che vuole definire esattamente, in maniera molto pragmatica, tutto quello che deve avvenire per il futuro. Tutti questi giovani che oggi hanno parlato, entusiasti di promuovere delle iniziative a sostegno della propria causa, secondo me oggi stanno rischiando tanto, perché sono i giovani come dei piccoli soldatini che saranno bruciati prima di entrare nel mondo del mercato e del lavoro. Perché purtroppo la ragnatela manda avanti questi soldatini, ce ne sono tanti in tutti i settori, e quindi bisogna fare cavie. Le cavie, come nelle prove scientifiche, vengono sottoposte e vengono eliminate. Per cui questi paladini sicuramente avranno più vita dura di tante altre persone che rientrano nel sistema. Parla uno che ha vissuto la propria esperienza facendo del bene, professionalizzandosi, arrivando ad avere ruoli di primaria importanza, funzioni da direttore generale. Bene, la mia carriera si è conclusa non diventando un dirigente, dove nel mio complesso chi ha vinto sono stati addirittura ragionieri che facevano parte della tessitura e della ragnatela. Allora, perché vi dicevo questa è una punta di un iceberg? Perché quello che c'è dietro c'è una volontà di mettere uomini e personaggi con professionalità a volte molto basse nei posti chiave per essere purtroppo manipolati. Quindi il soggetto X ricopre un posto X, è in qualche maniera condizionabile, deve dire grazie a qualcuno perché ha ricevuto quella collocazione e farà obbligatoriamente quello che gli viene detto di fare. Quindi la vera professionalità dell'insieme svanisce. E questo non è soltanto sulla professionalità degli avvocati, dei medici, ma è anche in tutto quel contesto dell'apparato pubblico e anche non pubblico, delle posizioni, diciamo, di preminenza, perché vediamo sempre le stesse persone a posti di eccellenza che, lasciando la presidenza di un ente, vanno a finire la presidenza di un altro ente. Sono sempre gli stessi, fanno parte di questo meccanismo. E quindi quello che il messaggio che cerco di dare, attenzione, voi avete scatenato, diciamo, un piccolo terremoto a fronte del quale dovete avere un'attenzione maggiore delle ripercussioni. Delle ripercussioni non per aver scritto il libro, perché diciamo, la rete va a cestinare il libro, ma le ripercussioni perché loro qualcuno vi ha fatto agire, qualcuno ha consentito che voi possiate portare sul contesto, diciamo, della società alcune informazioni, ma attenti, ce ne sono tante altre che voi non riuscirete a scoprire e che sono quelle che loro vogliono che vengano e rimangano nascoste. Perché tutto purtroppo è un po' tutto ordinato e preordinato, un po' come vuole il Signore. Quindi io, se volete una mano per il futuro, per alcune cose, io rimango a disposizione, perché la mia esperienza, e attualmente la mia esperienza è sul mondo
diciamo, ambientale, sul mondo del sostegno anche sociale, si può fare tanto, non si vuole fare tanto, nonostante che ci sono meccanismi, apparati, sistemi e tanti soldi a disposizione per salvare la nostra collettività da, tra virgolette, possiamo anche dire una catastrofe, se la vogliamo dire in maniera molto eclatante. Grazie e a presto forse.